Come stanno andando gli acquisti in questo periodo? Diciamo che gli acquisti in questo periodo stanno andando discretamente bene, visto la crisi, e lo sappiamo tutti, ormai c'è quasi una sindrome, no, di questa crisi che ci affligge. Però diciamo che tutto sommato io devo ringraziare Dio, riesco quantomeno a sopperire e a coprire quelle che sono le spese più importanti. In questo momento stavo cercando un buon materasso, infatti vedo che c'è un vasto assortimento. Ci troviamo a Catanzaro Lido, siamo davanti a un grossissimo centro commerciale, Le Fontane. Siamo qua per vedere un po' quello che è l'umore della gente, gli acquisti come vanno per questo Natale. Come siamo arrivati nel centro commerciale, la prima impressione è che non c'è aria di crisi. Le strade sono affollate, abbiamo avuto anche difficoltà a trovare un parcheggio. C'è tantissima gente che si muove in fretta, probabilmente per fare gli ultimi acquisti di Natale. Andiamo a sentire cosa dicono i commercianti in proposito. Diciamo che non è male, si sta un po' muovendo, sì, i regali si continuano a fare sempre, però un po' di calo si è visto, però non ci possiamo lamentare, lamentarsi è sempre un peccato. Un augurio di un buon Natale, riusciamo a farlo? Certo, un augurio a tutti quanti e buon Natale. E buone spese. Buone spese soprattutto. Abbiamo trovato un signore che ha fatto acquisti. Allora, come stanno andando questi acquisti di Natale? Bah, direi così così, niente di particolare, regalini per i figli, i nipotini e basta, niente di particolare. Che tipo di regali? Abbiamo delle felpe, dei girocollo e poi niente, andremo a vedere per delle scarpe e dei giocattolini. Quindi regali utili, soprattutto regali utili? Sì, a basso costo comunque regali utili, diciamo, sì. Ma a parte il fatto della crisi che c'è in giro, le casse sono vuote, diciamo così. E allora è vero che la gente sta comprando, però cosa devo dire, un po' siamo un po' alle strette, va? Diciamo questo. Va bene, buona serata. No, ancora diciamo che ce la stiamo difendendo, però chiaramente i doveri bisogna farli comunque, da qui non si scappa, insomma, anche se diciamo con i tempi che corrono il discorso è abbastanza ristretto, per cui regali sì, ma con raziocinio. Come stanno andando questi acquisti di Natale? Non tanto bene. Come mai non tanto bene? I soldi sono pochi e gli acquisti dovrebbero essere un po' di più, visto che i familiari sono tanti. Siamo felici, anzi mostriamo di essere felici soprattutto per i bambini, però l'umore non è dei migliori sicuramente. Che tipo di acquisti stiamo facendo? Acquisti economici e utili. Quindi regali utili? Sì, sì. No, niente in particolare. Abbiamo già il nostro budget che sappiamo cosa dobbiamo spendere, cosa possiamo spendere e via, ci limitiamo su quello. Come regali siamo a posto, abbiamo fatto tutti i regali? Le ultime cose mancano, i parenti più stretti, poi basta, poi abbiamo finito. E ci auguriamo di passare un buon Natale come tutti gli anni e andiamo avanti. Colgo l'occasione per dare gli auguri a tutti i clienti Folletto della Calabria e d'Italia. E nello stesso tempo un successo per tutti e un buon Natale. Quindi l'augurio che voi date? Tanti auguri a tutti invece, questo è importante. Signora, posso chiederle che tipo di acquisti avete fatto? Un po' di tutto. Vedo soprattutto roba da mangiare, che cosa c'è dentro il carrello? Facciamo una breve panoramica. Allora abbiamo comprato un prosciutto, e poi abbiamo preso del pesce, della carne ancora, quindi sì, della frutta secca. Guardi, io non sono neanche di qua, quindi non c'entro assolutamente nulla. Per cui... Posso farvi una domanda al volo? Come stanno andando le vendite dei telefonini? Volevo sapere solo questo. Abbastanza bene, non si lamenta nessuno. Tutti gli smartphone nuovi di nuova generazione. Va bene. I regali sono l'ultima cosa e si devono necessariamente evitare, non è che non si vogliono fare, si devono evitare necessariamente. Quanto avete speso? Più dell'anno scorso o meno dell'anno scorso? Guarda, credo molto di meno, parecchio di meno, sì, perché sono cose alle quali si può e si deve rinunciare, non c'è altra scelta.
Signore, ha delle buste veramente gigantesche, senza andare nello specifico. Non c'è niente. Solo apparenza. I regali, io volevo sapere solo i regali, quest'anno come stanno andando? Malissimo. Abbiamo fatto dei regali, pochi? Pochi. Molto pochi. No, piccolezze, sciocchezze. Pensierini. Ai regali di Natale abbiamo pensato? Qualcosa sì, ma il minimo indispensabile. Soprattutto per la bambina, per lei e basta. Per la bambina regali utili? Sì, e qualche giochino anche. Come ti chiami? Riccardo. Riccardo, hai fatto la richiesta a Babbo Natale? Che cosa hai richiesto? È una pista delle 500. Solo quella? Sì. Vogliamo augurare Buon Natale a tutti? Sì. Buon Natale. A tutti quanti. Mamma, auguri mamma e papà. L'hai fatta la letterina a Babbo Natale? No. Non l'hai fatta ancora? Vogliamo augurare Buon Natale a tutti, a mamma, a papà? Buon Natale a tutti. Buon Natale a tutti, a papera. Luigi Busseri. Saluti e baci. Saluti e baci. Il buongiorno si vede dal mattino. Saluti e baci!